Barca in Italia, precisamente in Lombardia, nel primo ristorante che mette in commercio la carne di insetto. Questo è il famoso panino? Grillo cheeseburger. Utilizziamo un pane verde, che è il colore dato dalla clorofilla. Alla base mettiamo delle patate dolci americane. Il nostro grillo burger, diciamo una sorta di preparato a base vegetale, come ingredienti la patata e i fagioli cannellini, con una percentuale di farina di grillo che gli dà appunto quell'aroma nocciola, noce, quindi grillo essiccato, polverizzato, trasformato poi in farina. Una insalata di cavolo cappuccio rosso, lo chiudiamo, poi lo serviamo con delle patate dippers. Appena il 24 gennaio l'Unione Europea ha dato l'ok per commercializzare la farina di grillo, ci siamo adoperati subito in maniera un po' bizzarra, abbiamo creato l'hamburger più venduto in Italia, che è il cheeseburger, e l'abbiamo trasformato nel grillo cheeseburger. Verrà distribuiti solo 100 pezzi al giorno in edizione limitata e sarà presente in tutti gli store. Buono, sostenibile e divertente, ed esce a un prezzo promo di 13,90.